ha intervistato i grandi della terra. Al Cremlino Gorbaciov, rispondendo alle sue domande, gli affidò un clamoroso messaggio di stima per Papa Wojtyla. A lui il Nobel Solženicyn raccontò le emozioni dopo 20 anni tra gulag ed esilio. Ha frequentato Buckingham Palace e Downing Street, parlando con il principe Carlo e con Tony Blair. È stato all'Eliseo, ma anche tra le macerie di Grozny, per intervistare il presidente Maschadov, ma anche Basajev, il massacratore di bambini. È stato l'unico italiano ammesso sul primo convoglio di carri sovietici in ritirata dall'Afghanistan. È stato sotto i missili Scud e ha raccontato Baghdad. Ma invece dei suoi viaggi e dei suoi incontri, gli domandano sempre delle sue cravatte e delle sue giacche. Uno stile unico che somma il meglio di ciò che ha incontrato nel mondo. Il peggio lo ha raccontato in alcuni dei suoi libri dedicati ai difetti dei popoli che ha incontrato, francesi, inglesi, infine anche gli italiani. Il suo stile nel raccontare il mondo ha sedotto decine di giovani facendoli innamorare del giornalismo televisivo. Benvenuto a faccia ad Antonio Caprarica. Direttore, cominciamo dalle cravatte. Su Facebook c'è un gruppo di fans dei suoi nodi e su Google sono indicizzate diverse decine di pagine nelle quali se ne discute. Si narra che ebbe da ridire su quella che indossava il principe Carlo. Leggenda o verità? No, leggenda. Intanto grazie della rivelazione, perché ignoravo l'esistenza di questi siti in cui si dibatte questo nobilissimo tema della cravatta. Mi verrebbe voglia di scherzarci un pochino sopra, però tutto sommato invece sono contento che ci siano persone che alla cravatta ci tengono, perché è nata questa voga e si è diffusa, poi è diventata molto in alcune città, soprattutto anche nella City, e poi c'è Marchionne in Italia, c'è questa moda che io trovo piuttosto deplorevole per gli uomini, naturalmente, di andare in giro a collo nudo. Io penso che la cravatta sia un modo di esprimere il rispetto per gli altri. Naturalmente è una convenzione, come tutte le convenzioni. In Iran vale precisamente il contrario, diciamo. Quanto ai nodi, io sono, da questo punto di vista, sono contrario al pensiero unico. Ognuno si faccia il nodo che gli pare, come gli pare. Personalmente, insomma, dipende molto da come sto di giornata. Devo però cominciare a considerare l'ipotesi di abbandonare le cravatte, perché non vorrei che il mio contributo al giornalismo si riducesse al nodo della cravatta, sinceramente. Quante ne possiede? Ne posseggo tante perché mi piacciono, e poi sono uno probabilmente è una specie di vizio di famiglia, di vizio genetico. Io non butto mai via niente, quindi non sono capace di separarmi dalle mie cravatte, anche quelle vecchie che indossavo da ragazzino diciottenne, perché a 18 anni io alternavo i maglioni alle cravatte, ero molto rivoluzionario, e quindi di cravatte poche. Però a scuola in quegli anni, al liceo, si andava in cravatta, i ragazzi andavano con la cravatta, e io ne ho conservato alcune degli anni 60, quelle sottili, strette, grande stile dei Beatles, a cui ancora oggi si ispirano le cravatte dell'amico Fabio Fazio, ad esempio, no? Cioè la cravatta è uno degli elementi caratterizzanti un'epoca, per gli uomini almeno. Noi uomini non abbiamo grandi variazioni nella moda, non passiamo dalla minigonna alla midinetta alla gonna al ginocchio, insomma noi siamo condannati all'abito mono o doppio petto, più o meno grigio, lei stasera lo porta più chiaro, insomma l'unico elemento di interpunzione del nostro abbigliamento è la cravatta, e la cravatta davvero rappresenta un elemento dello spirito del tempo, insomma si modifica col modificarsi delle mode. D'altro canto Lord Chesterfield, che è noto anche per i divani oltre che per essere stato un grande statista britannico, diceva che l'abito è lo stile del pensiero. Infatti avrei voluto domandarle se si sentiva più vicino a Lord Brougham, il campione dell'eleganza e dello stile di vita, o proprio a Lord Chesterfield. L'abito è davvero lo stile del pensiero di un uomo?
In qualche misura penso di sì. Naturalmente è una regola, come tutte le massime, va presa con un po' di sale. Non mi sento vicino a Brummel perché Brummel era un dandy, come tutti sappiamo, quindi aveva un rapporto diverso con l'eleganza, passava le giornate a stabilire che cosa fosse, però ha dato anche al modo di vestire maschile una sterzata molto netta. Cioè, Brummel è l'uomo che passa dalla marsina settecentesca tutta seta, rutilante, alla semplice marsina nera, cioè alla moda maschile come noi l'abbiamo conosciuta poi negli ultimi 200 anni. Lord Chesterfield dice una cosa giusta, cioè il modo in cui noi ci vestiamo in qualche modo riflette anche l'ordine dei nostri pensieri, e perfino varia di giornata in giornata. Se uno è più allegro, probabilmente perfino in modo inconsapevole tende a mettere una cravatta chiara come quella che ho messo io oggi, per esempio. Veste da Galasso, che è considerato uno dei migliori stilisti italiani nel mondo, l'inventore della doppia asola sul reverso della giacca e che ideò le cifre sul colletto della camicia. È vero che la prima volta che gliele videro durante un servizio in televisione qualcuno le scambiò per qualcosa di molto meno elegante? No, di molto più importante, perché questo ad esempio fu preso per un'insegna della Legione d'Onore, per un nastrino della Legione d'Onore. Naturalmente molti si interrogarono sul significato delle due asole o del doppio taschino, come alcuni degli abiti che il mio amico Angelo mi prepara, e io sono incapace di rispondere. Infatti gli ho girato la domanda e gli ho detto: scusa, ma perché fai tutto al doppio? Ma dice: così te lo chiedono, e in qualche modo attrae l'attenzione. Raccontiamo il mondo attraverso qualcuno dei suoi libri. Cominciamo da Londra. Scelto di raccontarla in televisione partendo da dettagli che in apparenza possono sembrare assurdi. Una volta fece un servizio in cui riferiva di scienziati impegnati a contare i moscerini spiaccicati sulle targhe delle auto per misurare l'inquinamento. Ora, si può raccontare un popolo, una nazione, partendo da storie così? Beh, in qualche misura sì, perché questa piccola storia, irrilevante storia, sottolinea una caratteristica fondamentale degli inglesi, il pragmatismo. Cioè, se fosse stato il caso nostro, mettiamo che fossero stati gli italiani a porsi il problema di misurare l'inquinamento luminoso nelle campagne italiane, presumibilmente che cosa avremmo fatto? Avremmo costituito un comitato, poi avremmo preso un gruppo di esperti, poi avremmo stabilito dei modelli matematici, poi avremmo probabilmente cominciato a prendere degli uffici e a varare un integrato sistema computerizzato e complicato. E invece gli inglesi da dove sono partiti? Sono partiti dai fatti. Ecco, il senso di quella piccola notizia sta proprio in questo elemento. Si parte dai fatti per arrivare alla generalizzazione. Si è partiti dal calcolo, dalla conta dei moscerini spiaccicati sui fari delle auto per capire se in campagna in Inghilterra ci sono più moscerini o meno moscerini a causa dell'inquinamento luminoso. Ecco, è l'attitudine, direi quasi elementare, basilare di un popolo, che traspare anche attraverso questi fatti minimi. In questo senso poi il racconto di un paese come la Gran Bretagna deve passare molto per i fatti minimi della società. Lei sa benissimo che nel nostro mestiere ci sono, come dire, le notizie hard, che sono il corrispondente hard, che è quello delle notizie da prima pagina quando scoppia una guerra, e invece c'è the daily correspondent, cioè quello che racconta giorno per giorno un paese, il paese in cui vive. Raccontarlo giorno per giorno significa poi soprattutto questo, significa raccontarne i tic, le attitudini, le mode, le tendenze, partendo da fatti apparentemente minimi ma che in qualche modo illuminano la cultura e la tradizione di quel paese. C'è una scena indimenticabile nel film I due nemici, ambientata nel deserto, piena Seconda Guerra Mondiale, Alberto Sordi e David Niven nei panni di due ufficiali degli opposti schieramenti che si prendono prigionieri a vicenda nel corso della guerra. Quando Niven ebbe da ridire sulla latrina fatta scavare gli italiani in mezzo alla sabbia per tenerli impegnati, Sordi gli rispose: colonnello, si ricordi che i miei avi costruivano acquedotti quando i suoi ancora si dipingevano la faccia. Quali sono i rapporti tra gli italiani e gli inglesi? Ma c'è una grande amicizia reciproca, c'è sempre stata ammirazione, amicizia, anche incomprensione, parliamoci chiaro. Cioè, gli inglesi ci trovano pittoreschi, colorful, come dicono loro, e noi li troviamo eccellenti.
eccentrici, e credo che tutte e due le definizioni reciprocamente siano abbastanza valide. Loro ci trovano pittoreschi perché noi abbiamo, rispetto alle nostre istituzioni politiche, alla nostra storia, alle nostre tradizioni, un atteggiamento per loro incomprensibile. Siamo molto inclini all'autoindulgenza e loro sono invece molto più severi. Noi li troviamo eccentrici perché effettivamente solo a Londra è possibile trovare un gentiluomo vestito di tutto punto in morning dress, quello che noi chiamiamo volgarmente tight, con la marsina a due code e la tuba che sale sul metrò per andare ad Ascot, dove ci sono le corse reali. Ecco, c'è un elemento di eccentricità in questo, però c'è anche tantissima ammirazione reciproca. Gli inglesi ammirano il nostro passato e il nostro senso del bello, pensano che come nessuno al mondo noi sappiamo goderci la vita. Io dico che è vero, anche se questo ci è costato il debito pubblico più alto del pianeta, e noi ammiriamo negli inglesi quella che si direbbe la stubbornness, la testardaggine, la determinazione. Diceva un grande presidente americano che non c'è amico più leale di un inglese e non c'è nemico più tenace e determinato di un inglese, e quindi siamo abbastanza complementari, ci amiamo vicendevolmente, anche se certe volte non ci stimiamo vicendevolmente. È vero che la regina Elisabetta è tirchia? Non è tirchia, lo ridico sempre, è sparagnina, diremmo noi, diciamo che è oculata. È anche vero che poveretta, e questo poveretta non sembri ironico, deve farcela con appena 9 milioni di sterline all'anno, che sono grosso modo 10 milioni e mezzo di euro. Naturalmente per ognuno di noi sarebbe una bella cifra, ma provate voi a campare con 10 milioni di euro all'anno dovendo provvedere a 400-500 persone tra personale di servizio, a un centinaio di parenti che bussano continuamente alla tua porta a chiedere soldi, duchi, conti, marchesi che fanno comunque parte della famiglia reale allargata. Adesso non voglio dire che se la passi male, però la regina sta attenta alle spese. Ad esempio Buckingham Palace più delle volte la sera non è illuminato esternamente, ed è un peccato, perché naturalmente è una magnifica facciata tirata su da un grande architetto inglese dell'Ottocento, però per risparmiare sull'energia non si accende l'illuminazione esterna di sera. Gli inglesi sono capaci di questo. Tra breve molte città inglesi saranno molto più buie che in passato, perché con i tagli annunciati dal governo gli enti locali se la passano anche lì piuttosto male e quindi cercano di risparmiare sulla luce. La regina lo fa già da tempo: a Windsor Castle sugli interruttori c'è la scritta "Quando lasciate la stanza spegnete la luce". Il Regno Unito ha avuto migliaia di droghieri inappuntabili, ma mai un sovrano inappuntabile. Lei dice che il principe Carlo sarebbe il primo sovrano inappuntabile. No, inappuntabile no, per le vicende che ben conosciamo. Il più preparato sì, non c'è mai stato un erede, a parte il fatto che è ufficialmente il primo erede al trono laureato, che abbia frequentato un'università e ne sia uscito con un diploma di laurea. Quindi questo, diciamo, è un dato ufficiale. Ma credo che non ci sia stato nemmeno un erede al trono così colto come è Carlo d'Inghilterra. È un uomo che conosce a memoria quasi tutti gli affreschi delle pievi italiane, degli Appennini o di qualsiasi altra zona del nostro paese. È un uomo che ha una grande passione per la natura e per il giardinaggio, ha creato nella sua tenuta di Highgrove dei giardini che sono una delle sette meraviglie. Naturalmente è un uomo fortunato, dispone di ingenti risorse e le spende però bene, devo dire. Le spende certe volte anche male, per far fare sette uova la mattina per vedere qual è quella che è più vicina al punto di cottura giusta per lui e per i suoi gusti, ma questi sono i vizi di un principe. Vabbè, che questione di gusti, però lei come fa a sostenere che in Inghilterra ci siano posti dove si mangia bene? Non solo sostengo questo, ma sono in grado di dimostrarlo. Non dico che sono posti inglesi, non ho mai detto che si mangia bene inglese, anche perché mangiare inglese certe volte rischia di essere una contraddizione in termini. Dico che in Inghilterra ci sono alcuni
tra i migliori ristoranti del pianeta, come certificato peraltro dall'annuale competition, dall'annuale concorso che vede appunto una serie di grandi ristoranti del mondo esaminati e valutati da grandi cuochi, critici di cucina e via dicendo, e negli ultimi anni tra i primi 10 ci sono addirittura The Fat Duck, l'anatra grassa, che si trova in un locale molto vicino a Londra, per 3 anni consecutivi è stato al primo posto, finché poi il cuoco non l'ha chiusa per varie ragioni. Ma resta il fatto che a Londra, su 12.000 ristoranti, si possono veramente trovare i migliori ristoranti del pianeta nelle varie cucine nazionali, italiana, francese, giapponese, cinese, indiana. Mangiar bene all'inglese, non ci sono tanti piatti inglesi che davvero possano rivendicare una qualità mondiale, e quindi non c'è una tradizione culinaria inglese, ma c'è proprio per questa assenza una grande disponibilità ad aprirsi ad altre cucine. Questo spiega il successo enorme della cucina italiana, ad esempio, che una delle 4 F. Alla fine degli anni 90 si diceva che gli italiani a Londra erano ammirati soprattutto per le 4 F, che erano food, il cibo, fashion, la moda, football, il calcio, e Ferrari. Ecco, adesso di queste F ce ne rimangono 2, grosso modo. Altro libro, altro popolo. Parigi, a un certo punto decide di trasferirsi in riva alla Senna. Per chi invece partiva dal Tamigi, insomma, fu un esordio un po' complicato, burocrazia implacabile, commesse che rifiutavano di parlare qualsiasi lingua diversa dalla loro, persone sin troppo formali, lei annota anche salse che affogano ogni piatto. Beh, questo, se sai, io non voglio parlare male, perché qualcuno mi ha rimproverato anche in tanti incontri con il pubblico, ci sono stati dei lettori tendenzialmente già della fascia d'età un po' più avanzata, perché la francofilia è soprattutto nella generazione di italiani che erano già un po' adulti subito dopo la guerra, e questo io lo capisco, perché negli anni della dittatura l'Italia provinciale del ventennio fascista guardava a Parigi come a un faro di civiltà, ma non solo l'Italia, per la verità nella prima metà del Novecento Parigi è stata davvero per tutto il mondo un luogo dove le avanguardie si cimentavano, dove la gente andava per imparare, per conoscere le novità, è stato il posto più innovativo del pianeta. Poi è arrivata la guerra, poi è arrivata l'America, poi è arrivato l'inglese, e il francese e la Francia sono diventati linguaggi e popoli e paesi di misure più ridotte, più umane, una dimensione a cui i francesi sembrano incapaci di adattarsi, più che i francesi soprattutto i parigini sono ancora convinti di essere alla corte di Luigi XIV, e bisogna dire che Sarkozy fa di tutto per alimentare con i suoi atteggiamenti imperiali questo sentimento. Ma non solo le commesse si rifiutano di parlare qualsiasi altra lingua che non sia il francese, il dramma è che si rifiuta di parlarlo anche gran parte della classe dirigente francese. E adesso uno può dire quello che gli pare, ma il punto è che l'inglese è diventata la koiné del XX secolo, del XXI secolo, la lingua comune che tutto il mondo parla. Probabilmente un giorno dovrà cedere questo posto al cinese, immagino io, però intanto oggi questa è la lingua che si parla, e i francesi sono ancora così assorbiti dalla loro grandeur, dalla nostalgia della grandeur perduta, che Chirac, invitato a Bruxelles a una riunione della Confindustria europea, quando il presidente della seduta, che era tra l'altro il presidente della Confindustria francese, si rivolse agli illustri ospiti dicendo testualmente «Ladies and gentlemen, good…» mentre pronunciava «good morning», Chirac si alzò e abbandonò indignato la sala. Un gesto di maleducazione che però gran parte dei francesi apprezzò come una rivendicazione della grandezza nazionale. I francesi come ci vedono? I francesi, diceva Cocteau, che sono italiani di malumore. E ci vedono, hanno sempre questo atteggiamento di superiorità, hanno un ingiustificato complesso di superiorità nei confronti. Diceva Gianni Agnelli, che certo non era uno che potesse soffrire di complessi di inferiorità, che i francesi non amano perdere, ma trovano insopportabile perdere con gli italiani. Perché ci considerano un po' i fratelli minori, poi invece riconoscono che hanno un debito enorme con la nostra cultura.
Il Rinascimento francese senza il Rinascimento italiano non ci sarebbe stato, dico per dire, è solo un esempio. La cucina francese e le varie salse sono il risultato dei cuochi che Caterina de' Medici si portò in pieno Rinascimento da Firenze quando andò sposa al re Enrico II. Quindi, voglio dire, è un debito che è addirittura alle radici di questa grandissima civiltà che è la civiltà francese. Hanno un po' questo complesso di superiorità verso gli italiani, ma bisogna anche qui dire un grande amore per l'Italia. Insomma, l'Italia è un paese amatissimo in giro per il mondo, soprattutto dagli altri europei, perché è un paese straordinario per la qualità del paesaggio, per la qualità del patrimonio artistico, per la qualità delle persone anche, che individualmente sono straordinarie. Insomma, gli italiani hanno una capacità di iniziativa, di inventiva, di disponibilità, di ospitalità che è eccezionale. E fermiamoci alle qualità, i difetti quanti, di tutti noi. Altro libro, perché poi arriva il momento di raccontare gli italiani. Ha fatto un esame di coscienza oppure è riuscito a raccontare gli italiani con il distacco di chi ha vissuto tanti anni all'estero? Beh, vivere all'estero da un lato è vero, come dice lei, offre questo distacco, quindi la possibilità di avere uno sguardo più freddo e più oggettivo, dall'altro però sottolinea l'emozione, insomma, quando si parla del proprio paese da cui si è lontani, tendenzialmente si è sempre portati a giustificarlo, perdonarlo e difenderlo. Qui tra di noi io posso dire che noi italiani siamo brutti, sporchi e cattivi, ma se si azzarda a dirlo un inglese io faccio a botte, non gli permetto di dirlo. Questa è una reazione, mi sembra anche giusta, spero insomma che si continui ad avere questa reazione. Ecco, gli italiani li ho guardati vedendoli da fuori, da lontano, appare con molta evidenza quali sono le loro virtù, quali sono anche i loro difetti. Il principale difetto del nostro paese, per questo ho scritto quel libro che lei ha citato, Gli italiani la sanno lunga o no, il principale difetto del nostro bel paese è la furbizia. Gli italiani sono convinti di poter burlarsi, ma non degli altri, di poter burlarsi soprattutto delle regole. Cioè il senso degli italiani per le regole è praticamente nullo, di tutti noi italiani. Guardi, le faccio un esempio che in qualche misura è anche autobiografico, diciamo, perché quando io sono a Roma impreco contro le doppie file, no? Il parcheggio a Roma è una roba ma altro che Cairo. Il Cairo è più ordinato come traffico, non è possibile vedere che le strade si riducono da 6 corsie, si riducono a 2 perché le 4 corsie laterali sono occupate dal parcheggio legale e dal parcheggio illegale, su tutti e due i lati, senza che nessuno intervenga, né un vigile urbano, né un poliziotto della strada, nessuno mai interviene. Provi lei a chiamare e non interviene nessuno. Però se lei va, a me è capitato di andare per fare un giro di conferenze in Svizzera, eccetera, sono andato a Lugano, nella Svizzera italiana, dove naturalmente l'idea di parcheggiare in seconda fila è considerata la stregua di un gesto criminale grave, quindi non c'è una sola macchina parcheggiata, se non negli spazi addetti al parcheggio. L'unico guaio è che se uno si vuole prendere un caffè, dove la ferma la macchina? Cioè deve arrivare al parcheggio centrale e poi farsi mezzo chilometro a piedi per tornare al caffè. Questo è l'inconveniente delle regole, ma senza le regole la vita diventa un inferno come il nostro traffico. Nel suo libro più recente si è calato nei panni dell'inviato nella storia d'Italia. Per Montanelli il Risorgimento e la Resistenza hanno in comune il fatto di essere state esageratamente mitizzate. Il Risorgimento, sosteneva Montanelli, fu il sogno di una minoranza che lasciava indifferente la maggioranza degli italiani. Secondo Caprarica? Secondo Caprarica non conosce paese al mondo in cui non sono i sogni delle minoranze a trascinare le maggioranze. Montanelli, che era un grande, grandissimo giornalista, come storico forse era meno grande, molto brillante naturalmente, perché sempre le sue definizioni e le intuizioni erano geniali. Però questa critica che viene mossa al nostro Risorgimento, di essere stato il risultato di una elite, ma perché?
altrove, come sono nate le nazioni, gli stati, che cosa è accaduto in Gran Bretagna, in America il movimento abrogazionista rispetto alla schiavitù, che poi generò la guerra civile, non nasceva forse dalla spinta di una minoranza, di una elite che avvertiva come ormai intollerabile nella modernità la schiavitù. Anche in Italia è stata una elite a guidare il processo rivoluzionario dell'unità, però intanto una elite molto più larga di quanto viene solitamente raffigurata. Quando si dice che è stata l'aristocrazia colta oppure la borghesia cittadina, ma anche i ceti operai e popolari, perché se lei prende i numeri dei morti delle 5 giornate di Milano nel 48-49, noterà che i morti delle 5 giornate erano in tutto poco più di 330-340 i morti, sono in grandissima maggioranza operai, artigiani, gente del popolo, cameriere, servitori e donne. Quindi non è vero che solamente, certo, senza Manzoni o senza Leopardi, senza gli intellettuali che elaborano l'idea stessa dell'unità, l'unità non germoglia spontaneamente nelle masse popolari. Certo che se parliamo dei contadini della mia Puglia o di Cassino, visto che ci troviamo da queste parti, l'idea dell'unità era altrettanto remota quanto magari appare oggi a taluni l'idea dell'unità europea, però nei ceti urbani larghi l'idea dell'unità era sentita e veniva soprattutto identificata col passaggio alla modernità, con la necessità per l'Italia di diventare un paese moderno. Dei personaggi che ha incontrato in questo libro, qual è che l'ha incuriosita di più? Ma quella vede già il genere femminile, sì, è proprio una donna il personaggio che mi ha attirato di più, che è Cristina di Belgioioso, principessa e rivoluzionaria, eccentrica e pittoresca, spontanea e artefatta, ma un personaggio straordinario, una protofemminista che nel 1861 scrive un saggio accusando gli uomini, dicendo: perché quando un uomo è coraggioso gli fate un monumento e se invece essere coraggiosa una donna le dite di tornare a casa, di stare al suo posto? Cioè era una donna che aveva avuto l'ardire addirittura di duellare verbalmente con il Papa, con Pio IX, a cui Pio IX aveva rimproverato, perché Cristina di Belgioioso è stata in realtà l'inventrice della Croce Rossa in Italia, aveva messo in piedi lei il servizio di assistenza ai feriti della Repubblica Romana, e tra le volontarie che si prestavano a fare da infermiere non c'erano solo le nobildonne o le donne borghesi che erano in qualche modo partecipi della causa rivoluzionaria, ma c'erano anche donne del popolo e anche ex prostitute. Quando il Papa si è ripreso a Roma, l'Inquisizione ha attaccato Cristina di Belgioioso e le sue infermierine, accusandole di aver commesso atti di lussuria su soldati feriti, insomma lei può immaginare, e soprattutto di aver impiegato le ex prostitute. E Cristina di Belgioioso ha ricordato al Papa che fu un'ex prostituta ad asciugare i piedi di Gesù Cristo, e rimproverò al Papa la mancanza di quel senso di carità che proprio lui per primo avrebbe dovuto conoscere. Ecco, un personaggio così, 150 anni fa, in un paese dove appena il 20% della popolazione era alfabetizzato, è un personaggio straordinario, gigantesco. Da un punto di vista politico, invece, il genio assoluto, non c'è ombra di dubbio, è quello di Cavour. Cavour è politicamente, strategicamente, diplomaticamente un genio vero, tant'è che l'intera Europa glielo riconosce e manifesta un'ammirazione che nessun altro uomo politico italiano si è mai guadagnato da allora in poi. Lei che li ha incontrati per realizzare questo libro, ma Vittorio Emanuele, Garibaldi e Mazzini andavano davvero d'accordo? Ma nemmeno da lontano, ma Vittorio Emanuele non andava d'accordo manco con Cavour. Cavour scrive a Farini: poiché è il mio re, lo rispetto come un'istituzione. Come uomo, con lui non voglio avere niente a che fare. Parlava di Vittorio Emanuele II, perché gli scontri tra i due erano all'ordine del giorno e Vittorio Emanuele II tentò in almeno 2 occasioni di disfarsi di Cavour come primo ministro. E pensi che Cavour era l'uomo che impugnava e innalzava lo stendardo, il vessillo della dinastia Sabauda, quindi era l'uomo a cui alla fin dei conti Vittorio doveva il regno. Con Mazzini
non c'erano rapporti, come ovvio, tant'è che morì non esule, ma sotto falso nome, giusto per morire in Italia, a Pisa. Con Garibaldi la cosa è più complicata, nel senso che Garibaldi pensava di utilizzare in qualche modo i Savoia e Cavour molto più abilmente usò Garibaldi. Ma naturalmente l'idea del Risorgimento come un processo unico in cui ci sono queste figure di Santini è un'idea falsa. Il Risorgimento fu una lotta politica in cui anche coloro che avevano in testa l'idea di promuovere l'unità italiana perseguivano questo obiettivo con progetti e per strade completamente diverse. Per essere buoni italiani bisogna essere anti-italiani? Un pochino sì, perché dobbiamo avere più severità verso noi stessi. Io dico che molte volte noi siamo eccessivamente critici, è tipico degli italiani parlar male di se stessi, vedersi tutti i difetti che gli altri non si vedono, però subito dopo c'è l'autoindulgenza, l'autoassoluzione. Siamo autofustigatori e autoassolutori. Forse essere un pochino anti-italiani ci permette di rimproverarci seriamente e di migliorarci seriamente. Un consiglio per concludere ai giovani di oggi? Studiare. L'eredità che ci hanno lasciato i nostri maestri è stata soprattutto questa, una scuola che ci ha consegnato un bagaglio di conoscenze di cui oggi si vedono purtroppo poche vestigia nella preparazione e nella formazione dei nostri giovani. Per questo dico ai ragazzi, guardatevi la televisione, grazie, anche se siete tra i fans di Antonio Caprarico o comunque se siete nella mia audience, però per piacere leggete perché è davvero il modo migliore per viaggiare e allargarsi gli orizzonti. Grazie ad Antonio Caprarica. Grazie a voi.